Rousseau, lei dice, è stato un elemento fondamentale, no? Però anche questa mattina Beppe Grillo ha detto sulle parlamentari ci sono stati dei problemi, recupereremo. Come si recupererà una votazione online che già c'è stata? No, cioè problemi nel senso che una piattaforma come questa, innovativa, che dà la possibilità a migliaia di persone di candidarsi liberamente, cosa che non avviene da nessun'altra forza politica, e a migliaia di persone di votarle, cosa che non succede da nessun'altra, in nessun'altra forza politica, può portare a dei rallentamenti nel momento della votazione. Alle persone è stata data possibilità di votare anche il giorno successivo, si è votato in 2 giorni e non mi sembra che ci siano problemi, quindi non so che cosa si riferisse Beppe oltre a questo, a me sembra che sia abbastanza tranquilla la cosa. Visto che Rousseau è destinato ad acquisire sempre più centralità, negli ultime settimane il garante della privacy ha svelato che i dati delle votazioni sono state fatte, vengono, ci spiega perché i dati? Ci piacerebbe che un garante facesse il suo ruolo a pieno e condannasse degli hacker che vanno sui siti. Questi dati venivano conservati o no e perché? I dati della profilazione di chi votava? Questi dati certo che sono conservati, tant'è che abbiamo anche tecnici durante l'operazione di voto sempre a controllare, però gli hacker fanno questo mestiere che è reato e vanno a prendere dati da altre piattaforme, lo fanno sul Movimento 5 Stelle, lo fanno su grandi banche che hanno server stratosferici, è evidente. Che bisogna condannare gli hacker, quindi da un garante noi ci aspettiamo una condanna. No, però non capisco perché certo che sono conservati, cioè dovrebbero essere conservati in forma anonima, il problema lì era che non erano conservati in forma anonima, si sa di ciascuno cosa votava. Questa cosa verrà così continuerà a fare se è una cosa pacifica, diciamo, secondo me. Sono conservati dal Movimento 5 Stelle che senza alcuna diffusione se un hacker li prende fa un reato. Quindi si continuerà a fare di conservare i dati. Ricordatevi che gli hacker vanno condannati e dite questo invece che fare gli sciocchini con questa dichiarazione nei nostri confronti. Grazie.